Allora, un buongiorno a tutti anche da parte mia, ma intanto io volevo fare veramente un ringraziamento di cuore alle più di 100 persone che sono intervenute fino a questo momento, che è stato, credo, un aspetto veramente straordinario, importante nel dibattito di questi giorni. Voi sapete che io provengo dal profondo nord, cosiddetto, dove i contesti della Lega, i leghisti, sono più del 35%. E vedete, ascoltando in questi giorni un po' le riflessioni, tutte corrette e giuste che sono state fatte, io credo che alcune considerazioni si devono fare. La prima, io non credo che oggi la Lega sia quella della secessione, la Lega sia quella delle sparate che abbiamo visto in questi anni. Oggi i leghisti sono molto attenti, sono amministratori che ci sono nel territorio, sono quelli che oggi tagliano la sede di rappresentanza a Roma, sono quelli che tagliano i compensi ai vari dirigenti che non meritano. Quindi sono sicuramente populisti, ma sono quelli che rispetto a un'anima, a una pancia della gente, stanno dando delle risposte. Allora io credo che dal nord noi dobbiamo chiedere aiuto agli amici del centro e del sud, si è invertita la situazione. Dobbiamo chiedere aiuto a questo, perché il Sud ha una grande potenzialità, quella di un Mediterraneo, quella di essere vicino alla quarta ormai economia del mondo, che è quella asiatica, che sono quelli dei paesi di quei territori, del Marocco stesso. Allora il Sud deve prendere con forza queste grandi possibilità che ha e deve in questo momento avere l'attenzione di non far dividere l'Italia, perché questo credo che siano gli aspetti fondamentali di questi giorni. E credo che il nuovo partito che noi stiamo costruendo, che il nuovo progetto politico che stiamo costruendo, parti proprio da questi presupposti. Un partito che guarda oltre, che guarda alle persone, che guarda alle categorie, che guarda i nostri territori, che guarda chiaramente agli sviluppi che ci sono. Ecco, proprio per questo io credo che quello che ha detto ieri Lorenzo, che è stato un passaggio veramente di grande coraggio, di passione, di cuore, vorrei dire, no? come sempre lui lo fa. Io credo che l'apertura del nostro partito significa poter, e l'azzeramento anche dell'esecutivo nazionale, non solo, credo che possa dia la possibilità a tutti noi e tutte quelle persone che vogliono entrare senza avere dei cappelli sopra, perché di questo si parla, lo possono fare anche direttamente. Vedete, noi abbiamo fatto una bozza, tanto per far capire alcune dove vogliamo andare, quali sono le considerazioni. Un cittadino vuole iscriversi a quello che è il percorso che noi stiamo facendo, bene, qua si scrive tranquillamente com'è. Poi io ho fatto alcune ipotesi, ne mancano molte altre, mi scuso per quelle che non ci sono, ma era solo per far capire, quindi a tutti gli amici che vedranno, per caso alcuni simboli, alcuni no, ma non è questo il passaggio. Vedete, la persona singola si può iscrivere direttamente verso un percorso, la costruzione di quello che vogliamo fare. Un gruppo, quindi un simbolo qui è vuoto, un gruppo, una rappresentanza, una lista civica, un movimento, qualcuno che si costituisce, si può chiaramente, io sud ad esempio, ma c'era ieri altri amici di altri territori, io sono quella lista civica che quindi può entrare con noi, chiaramente l'Unione di Centro, la Rosa Bianca, Libera, il PDL, gli amici Vedo De Mita, qualsiasi altra. Certo che si sciolgono e quelli che rimangono vengono con noi, perché la grande rappresentanza di questo nostro progetto è questa, di essere Bravo. Nel futuro sicuramente non il terzo polo, ma il primo polo di aggregazione, perché quest'area moderata, sicuramente cattolico-laica, sta sicuramente e deve costruire questi percorsi. Io credo che gli obiettivi che noi ci poniamo sono questi, però dobbiamo darci anche delle regole. Vedete, abbiamo messo giù il decalogo del buon amministratore, anche queste sono delle volte delle cose che diciamo nelle assemblee, nei convegni, ma poi non lo facciamo. Io credo che questi siano invece gli aspetti fondamentali di un percorso politico
che noi stiamo percorrendo. Ecco, questa è un'altra delle cose che noi vorremmo inserire nelle regole che andiamo a fare, con dei garanti chiaramente regionali che diano la possibilità a tutti di poter entrare, con chiaramente il coordinamento nazionale che è l'organo di garanzia nazionale rispetto a questo. 30 novembre si diceva ieri per questo percorso di adesione, ma delle adesioni che possono venire anche nei nuovi sistemi, nei social network, dove si può da lì a far entrare qualsiasi che vuole commentare, che vuole dare un supporto anche non solo di adesione ma anche di pensiero, perché credo che questi siano gli aspetti oggi anche della rete che bisogna implementare. Tantissimi di voi ci conosciamo ad esempio in Facebook o in qualsiasi altra parte, ci sono tantissimi giovani che lì si intrecciano nelle piazze telematiche. Noi dobbiamo aprirci anche a quei mondi. Dobbiamo dare la possibilità di poter entrare a commentare, a far sì di costruire questo nostro partito. Io credo che questi siano gli aspetti che oggi noi abbiamo di fronte. Chiaramente io mi fermo su questa brevissima considerazione tecnica, chiamiamola così, tecnico-politica, ma credo proprio che il percorso che stiamo facendo sia l'unico percorso che oggi in Italia c'è. L'unico percorso che con forza, qui partendo da Todi, abbiamo dato la dimostrazione di voler realmente aprirci al territorio, aprirci alle persone, aprirci alle categorie, aprirci a quei mondi che per molti aspetti oggi non ci vedono più interlocutori. Vedete, si parla tanto di sanità, si parla tanto di politiche sociali, di politiche economiche e di tantissime altre cose. Dobbiamo cominciare ad andare tema su tema, dobbiamo cominciare a diventare interlocutori nazionali ma anche territoriali, se vogliamo effettivamente e concretamente ridiventare un partito che ha a cuore i bisogni e le situazioni che oggi ci sono della gente. Quindi grazie ancora e buona giornata. Grazie Antonio.